Napolitano, lei 2 anni fa ha fondato a New York l'Italian Business e Investment Initiative, un servizio dedicato alle start-up. Ci spieghi di cosa si tratta? Che servizio fornite? Dove è nata l'idea? Allora, l'idea nasce ovviamente dall'osservazione empirica. Noi abbiamo un paese che ha straordinari talenti, in particolare nelle alte tecnologie, e purtroppo non aveva fino a 2 anni fa un posto dove poter presentare queste nostre eccellenze su base costante negli Stati Uniti. Da qui nasce l'iniziativa insieme a un'altra fondazione americana, ma che si rivolge all'Italia da San Francisco, si chiama MindBridge, e abbiamo creato queste 2 piazze finanziarie a New York e a San Francisco, che sono i 2 grandi poli mondiali del venture capital, per presentare 3 volte all'anno le nostre migliori aziende nel settore di alta tecnologia. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo era e rimane quello di cominciare a spiegare il nostro paese, innanzitutto su base costante, secondo in inglese, e terzo spiegandone le complessità ma le opportunità, perché proprio in uno stato di crisi. Cioè, qualsiasi teoria uno osserva, macro o microeconomica, le grandi opportunità si manifestano nelle discontinuità. E noi siamo nel pieno di una discontinuità, l'ottava economia del mondo, un'economia estremamente ricca, estremamente portata all'imprenditoria, estremamente forte da un punto di vista manifatturiero, con grandi risparmi privati, con grandi talenti, quindi noi abbiamo tutte le variabili endogene per un cosiddetto turnaround, cioè per un rilancio. Quindi noi spieghiamo a qualsiasi investitore che oggi è il momento di posizionarsi in Italia, perché poi ci sarà diciamo l'upside, lo schizzo, quando queste riforme arriveranno, perché arriveranno, e allora per guadagnare è meglio esserci oggi. Quindi l'Italian Business Investment Initiative fa questo mestiere. Diamo allora delle cifre. Quali sono stati i vostri risultati finora e le vostre previsioni quali sono per i prossimi anni? Il nostro programma è articolato in 4 blocchi. Il primo blocco è un blocco che ha l'obiettivo di creare volumi di imprenditori nell'alta tecnologia, e questo lo facciamo attraverso una borsa di studio che si chiama Fulbright Best, quindi sotto l'egida Fulbright, di cui io sono presidente, e questa borsa di studio prende i nostri migliori dottorandi, ingegneri o economisti che hanno un'idea innovativa in alta tecnologia. Noi li mandiamo per 2 mesi alla Santa Clara University, studiano imprenditorialità, dopodiché gli facciamo un match 1-1 con una startup di Silicon Valley, quindi loro lavorano per 6 mesi, tornano in Italia e li aiutiamo a creare azienda. Numeri, ne abbiamo mandati 60, abbiamo creato 26 aziende in settori come ingegneria neuronale, chimica verde, aerospazio, materiali avanzati, software. Il secondo gradino è queste startup più le altre che le accennavo prima, con i requisiti, cioè di essere investite con piani di sviluppo, le portiamo negli Stati Uniti. In 2 anni ne abbiamo portate un po' più di 100, 12 hanno aperto battenti negli Stati Uniti, conservando in Italia la parte nobile, quindi la ricerca, sviluppo, innovazione, e il braccio americano, il commerciale e la finanza. L'anno scorso Glancé, che è una di queste aziende, è stata comprata da Facebook. Sono stati investiti dollari americani circa 5 milioni, quindi una media di 500.000 a testa. E questo è il secondo blocco. Il terzo blocco, che cominceremo quest'anno, è quello di aiutare le medie imprese che già fanno business negli Stati Uniti ad aumentare la loro quota di mercato attraverso un supporto al cosiddetto go-to-market, quindi una migliore capacità di gestione della catena di distribuzione. Lo faremo d'accordo con Intesa, con la banca. E il quarto, che è il fiore all'occhiello, abbiamo creato questo febbraio il primo forum dedicato all'Italia negli Stati Uniti, a New York, che si chiama Italy Meets United States of America. Iniziava un po' ad anticiparlo prima, quali sono i principali settori, quelli più propensi all'innovazione? Se lei va a vedere il numero di citazioni
per dollaro investito in ricerca e sviluppo noi siamo tra i primi al mondo. Significa che abbiamo una produttività della ricerca, quindi una capacità di generare idee e provarle assolutamente straordinaria. E quindi settori come la robotica, settori come materiali avanzati, oltre alle tecnologie digitali del web, ma anche delle energie rinnovabili, noi abbiamo da offrire al mondo un capitolo italiano poco noto. Noi abbiamo 4 aziende oggi attive nel settore appunto della ingegneria neuronale, chimica verde, del software e dell'aerospazio, che stanno portando l'Italia a parlare al mondo in una maniera che è assolutamente sconosciuta. Qual è principalmente il vostro bacino d'utenza? Da quali regioni arrivano le maggiori richieste di start-up? Beh, questa è una bella domanda ed è la grande sfida. Vede, con il primo blocco di attività di Fulbright BES noi abbiamo l'ambizione di poter avere tutte le regioni che partecipano, perché le borse di studio della Fulbright BES costano 35.000 euro ciascuna. Sono borse di studio che noi oggi procacciamo con fundraising, quindi aziende o con regioni. Ci sono 3 regioni che già lo fanno: Toscana e Emilia, storicamente, da quest'anno anche la mia regione, la Campania, col presidente Caldoro che ha entusiasticamente aderito. E quindi noi prevediamo o abbiamo l'ambizione di farlo per tutta Italia, perché noi possiamo mandare ogni anno tranquillamente 200-300 dei nostri. Quindi se lei in 3 anni ne manda 1000, veramente comincia a cambiare una generazione in maniera significativa. E oggi abbiamo non solo i processi, ma abbiamo i risultati, come le dicevo. Su 60 abbiamo creato 26 aziende. Non manterremo questo, diciamo, 50-50 come produttività, ma credo che noi siamo sulla buona strada. Quindi noi abbiamo l'ambizione con la prima di voler mandarne 1000 nei prossimi 3 anni, e quindi far capire a tutti i governatori di regioni, gli assessorati, ovviamente all'industria, all'istruzione, che possono avere questa opportunità. Che, tra parentesi, ogni regione può attingere dal Fondo Sociale Europeo per l'imprenditoria, quindi sono soldi extra il bilancio regionale, quindi non andiamo in conflitto con nessuno dei capitoli di spesa, ed è quindi una grande opportunità per il Paese se vogliamo, come credo che noi dobbiamo fare, accelerare sull'innovazione, ricerca e sviluppo e riagganciare in maniera solida e fruttuosa le relazioni con gli Stati Uniti d'America. Un altro progetto al quale ha partecipato è la creazione di Mind the Seed, il primo fondo di investimento americano dedicato all'Europa, in particolare all'Italia. Un po' lo accennava prima, quali sono i principali settori di investimento? Mind the Seed si focalizza in particolare sul digital media, quindi tutto quello che è l'innovazione che è all'interno. Ma il Mind the Seed ha l'obiettivo, ancora una volta, di voler qualificare la presenza italiana negli Stati Uniti. Quindi noi abbiamo fatto un fundraising in Italia, abbiamo in particolare voluto che fossero persone fisiche a investire, non aziende, perché l'attenzione dell'investitore è maggiore se ovviamente il fondo che lui con cui contribuisce appartiene al suo portafoglio personale. E abbiamo voluto dare una prima manifestazione compiuta di un'Italia differente, che sa assumersi il rischio, sa investire negli Stati Uniti. Siamo partiti da una tecnologia e con gli altri fondi ovviamente copriamo lo spettro tecnologico dove noi siamo forti, che sono le aree che citavo prima.